eccoci qui, seconda giornata di Didacta 2023, una giornata che ha fatto registrare un afflusso enorme di presenti, di docenti, dirigenti scolastici, personale non docente arrivati qui a Firenze da tutta Italia. Abbiamo qui con noi Aloisio Tosolini, esperto di formazione, abbiamo anche Enrico Carosio, comitato scientifico Casco. Stiamo facendo un po' la summa di quello che è accaduto oggi qui a Didacta. Si è parlato tantissimo nei vari stand, nei vari workshop che si sono venuti a organizzare: robotica educativa, blockchain, storytelling, metaverso, realtà aumentata sono i temi di cui più si è dibattuto. Volevo innanzitutto fare il punto della situazione, lanciamo appunto il punto della situazione, vediamo un po'. Bene, siamo rientrati. Aloisio, si è parlato di tantissime nuove tecnologie, ma qua il punto è anche un altro. Ma queste nuove tecnologie che le scuole stanno acquistando poi avranno una ripercussione immediata e avranno anche bisogno di essere gestite. Cosa possiamo dire? Sì, girando per Didacta, oggi più che mai Didacta è una fiera per la quale c'è un mercato, c'è chi vende e c'è chi compra. Ci sono 2 miliardi e 100 milioni che sono da spendere nell'ambito di New Classrooms e New Labs, e è del tutto evidente che si tratta di una cifra mostruosa che va spesa entro dicembre 2024, e quindi l'attenzione è su che cosa compriamo per innovare la scuola. Attenzione, le domande da farsi sono: uno, che cosa compriamo? Ma è l'ultima domanda da farsi. Prima occorre un progetto. Dal punto di vista formale, i progetti sono stati presentati entro il 28 febbraio e quindi adesso, tramite la piattaforma Futura, bisogna attendere la firma dell'atto, dell'accordo tra Ministero e singola scuola, e quindi si potrà iniziare a procedere anche con la spesa. La stessa cosa vale anche per i divari digitali. Ma si tratta di progetti molto molto generali, nel senso che non erano di dettaglio. Da qui in avanti uno dice: io devo trasformare metà delle mie aule, devo realizzare 2 o 3 laboratori. Domanda: che didattica vuoi mettere in campo? Quali sono le tue idee di scuola che vuoi mettere in campo? Non è che perché qua si vede pacchi mostruosi di realtà immersiva, dici: ma spendo 40.000 euro, mi prendo la realtà immersiva, poi cosa ci fai? Il bagno. Cioè devi capire bene che cosa vuoi fare. Anche formare il personale. L'altro tema è questo, tant'è che il decreto ministeriale 161, quello che ha fatto scuola 4.0, dice che una delle azioni fondamentali è l'azione di accompagnamento. Cosa intende ogni singola scuola per accompagnamento? Come accompagna la formazione dei docenti, l'acquisizione da parte di tutti i docenti delle competenze necessarie per poter utilizzare in maniera didatticamente innovativa la strumentazione acquisita? Qui uno dei promotori, di Didacta è Indire. Indire ha una proposta estremamente significativa dal punto di vista di avanguardie educative, ad esempio, ma a me sembra che anche in questa fiera sia stranamente messa dopo l'acquisizione. Prima c'è l'acquisizione, dopo c'è. E per quanto riguarda la formazione, ci sono anche molte attività messe in campo anche dalla tecnica della scuola. Segnalo che con i fondi del PNRR non può essere acquistata formazione per scuola 4.0, ma ad esempio tutte le scuole hanno ricevuto proprio in questi giorni 2.000 euro perché ogni singola scuola carichi un percorso di formazione dentro la piattaforma Futura in modo rivolta ai propri docenti. Questo può essere fatto da
l'animatore digitale della scuola, ma può anche essere acquistato da esperti esterni o da formatori esterni. Questo è un elemento molto importante, perché noi corriamo il rischio di avere fra 3 anni pacchi di tecnologia di cui non sappiamo cosa fare, anche perché va previsto anche un accompagnamento affinché questa tecnologia non invecchi così rapidamente da risultare inutilizzabile fra 4 anni. Io ritengo, e chiudo, direttore, sottolineando una dimensione etica. Le scuole ricevono una serie di fondi così significativi che non sono un regalo dell'Unione Europea, ma sono a debito. Chi pagherà questo debito sono gli studenti che abbiamo in classe oggi e che pagheranno in futuro. Dobbiamo in tutta onestà chiederci: stiamo facendo un ottimo lavoro per loro, visto che lo pagheranno loro e sarà un debito che è in carico soprattutto a loro, non a noi che siamo, perdonami, anzianetti. Bene, bene. Io passo, riprendiamo poi dopo con Tosolini questo... cerchiamo di rispondere a questo problema non da poco. Passiamo un attimo 2 minuti con Enrico Carosio del Comitato Tecnico Scientifico di Casco, che si occupa più della parte esecutiva, progettuale e anche riguardanti operativa, riguardanti anche gli ambienti. Di cosa appunto vi occupate e qual è il vostro supporto alle scuole? Allora, noi abbiamo da tanti anni l'esperienza di accompagnare, come diceva Luisi, le persone nel mettere a terra tutti questi progetti. È chiaro che quello che ha introdotto Luisi rappresenta un punto imprescindibile, che è quello del tema della competenza intesa come intenzionalità. La differenza tra un professionista anche della scuola capace e uno, diciamo così, mediocre è l'intenzionalità. E intenzionalità cosa significa? Fare propria un po' la vecchia legge del marketing, no? Invece di partire dal che cosa, partire dal perché. E credo che questo sia l'approccio che noi portiamo avanti con le scuole per progettare sulla base di un perché. Perché vogliamo acquistare tutto quello che abbiamo visto, per esempio, qua in fiera? Come lo utilizzeremo? Che senso ha? Cosa servirà per i nostri ragazzi? La scuola punta davvero sul digitale come strumento di apprendimento? Ecco, partire dal perché è un po' la nostra funzione primaria. Detto questo, poi tutto diventa oggettivamente più semplice, perché ci sono tanti strumenti, tante scelte che si possono mettere in campo e quindi progettare insieme quali sono gli strumenti che sono, si possono calare maggiormente in quella realtà, anche in base alle competenze del team di docenti che noi abbiamo. Le variabili sono diverse, ma se non partiamo da quello proprio che diceva Aloisi, che è l'etica della scelta, in qualche modo del perché, rischiamo davvero di perdere un'opportunità grandissima. Ci sono scuole che già vi sono, diciamo, si è creato un... Sì, qualcuna c'è già, non sono moltissime, sì, devo dire la verità, perché questa cultura, diciamo così, della progettazione anche, chiamiamola così, organizzativo-logistica, sì, che comporta una revisione dei processi, una revisione dei ruoli, una revisione degli ambienti fisici, in alcune scuole, io mi sento dire un po' la maggior parte della scuola è ancora sotto forma di resistenza, no? Anche in buona fede. È un problema probabilmente anche culturale, da parte, sì, delle scuole. Assolutamente sì. Allora ci fermiamo qualche secondo per uno spazio. Rientriamo in studio, stand C27, siamo nel padiglione Canaviglia di Fortezza d'Abbasso a Firenze, in diretta a Luisi Tosolini e Enrico Carosio, esperti di formazione.
Tosolini. Dicevamo quindi di quelle che sono le dinamiche, le difficoltà che le scuole rischiano di incontrare se non fanno una buona progettazione. Parliamo di fondi del PNRR. Ci eravamo visti in autunno, mi sembra, avevamo fatto una stima dei fondi copiosi che stanno confluendo alle scuole, anzi sono confluiti, e che le scuole hanno progettato di spendere. Parliamo anche, per quanto riguarda la digitalizzazione, di quanti migliaia di euro. Le scuole italiane un totale di 2 miliardi e 100 milioni di euro da spendere entro dicembre 2024. Le scuole italiane sono 8.000 e qualcosa. Di queste 8.000, le scuole superiori, saranno 3.000 più o meno, ricevono i fondi per i New Labs, sono 164.000 euro per i tecnici e i professionali e 124.000 per i licei. Più ogni scuola, tutte le 8.000 e passa scuola Italia, hanno ricevuto una cifra variabile, si può andare da 80.000 euro a 300.000 euro, per trasformare metà delle loro aule in ambienti digitali. Dipende ovviamente dalla grandezza di una scuola, quindi ci possono essere scuole che hanno portato a casa 400-450.000 euro. Ecco, quindi a questo si aggiungono i fondi precedenti, che sono i fondi ad esempio dei 130.000 euro nelle scuole superiori per l'area ecologica sostenibile e l'agricoltura idroponica. Poi ci sono i fondi per le smart board che hanno riguardato tutte le scuole, poi i fondi che hanno finanziato il rifacimento della rete digitale. Quindi veramente le scuole italiane in questi anni vedranno tante di quelle risorse da far tremare i polsi. Io parlo appunto di responsabilità etica da questo punto di vista. Allora, Tosolini, rivolgiamoci allo staff e ai dirigenti. Scuola media superiore, abbiamo fatto una stima l'altra volta, di Roma, si sfioravano i 200.000 euro di introiti solo con i fondi del PNRR. Il 28 di febbraio, entro il 28, è stata fatta una prima programmazione. Adesso cosa dobbiamo consigliare a questo staff, a questi dirigenti? Comportatevi in quale modo, soprattutto non commettete quali errori? Allora, innanzitutto va atteso dal punto di vista formale la firma dell'atto di autorizzazione all'inizio della spesa. Dopodiché tecnicamente si tratta di iniziare a l'assunzione in bilancio dell'autorizzazione, iniziare a fare una serie di progettazione che sarà alla base dei bandi per l'acquisto per la fornitura, rispettando il codice degli appalti pubblici e tutte cose che i dirigenti di DSGA conoscono benissimo. Il tema è: io che didattica intendo realizzare nella mia scuola, ma non nella scuola in generale, in questa specifica scuola, con questi specifici docenti, con questi specifici studenti e studentesse, e fare in modo che riguardi non, e questa è la grande novità, non una punta di diamante di 3, 4, 10, 20 docenti su 100, ma tutti i docenti. Cosa posso fare io perché tutti i docenti diventino capaci di innovazione in ambienti didattici digitali? Questa è la grande sfida. Non basta, ripeto, acquisire la Ferrari se non la sai guidare, perché c'è il rischio di lasciarla poi nel garage e ad ammuffire o ad arrugginire. Passiamo, sì, scusa, perché questa è una metafora su cui vorrei andare avanti. Carosio, la Ferrari ha bisogno anche del meccanico. Ecco, quindi ogni tanto va fatto anche il tagliando. Voi date anche assistenza? Sì, diamo sempre assistenza ai docenti, nel senso che partiamo con una formazione a vari livelli a seconda della loro preparazione e poi cerchiamo di portarli in situazione per seguirli in qualche modo, che rappresenta il monitoraggio e seguire direttamente i gruppi di lavoro in un percorso di fatto di crescita in questo senso, anche perché le tecnologie tempo pochi mesi, alcune sono già obsolete o sono già superate da nuove. Certo, quindi bisogna sempre stare al passo con i tempi. Però da quello che ho capito, questo tagliando bisogna volerlo fare. E come possiamo convincere le scuole,
come possiamo anche far comprendere quali sono i rischi a non fare il tagliando. Certo, io sono molto diretto su questa cosa. Occorre darsi, visto che usiamo la metafora della Ferrari, dei pit stop. Bisogna che la scuola si dia intenzionalmente dei momenti in cui ci confrontiamo, parliamo, dove vogliamo andare, quali sono le competenze che abbiamo a disposizione, qual è la nostra visione di scuola, come diceva Luisa, chi sono i nostri ragazzi. Questa è una cosa che secondo noi, che ormai frequentiamo le scuole da tanti anni e soprattutto anche durante il periodo del Covid, abbiamo visto. Questo pit stop è ancora vissuto come una perdita di tempo. Entriamo nel dettaglio. Scuola del Sud, livelli di apprendimento, lo dicono i dati Invalsi, non alti, anche OCSE, PISA, non altissimi. Grado di dispersione purtroppo ancora elevato. In questo contesto cosa si può fare con i fondi del PNRR legati al piano scuola 4.0? Allora, direi che rispetto alla dispersione, uno dei pilastri dell'apprendimento è la coinvolgimento attivo, è uno dei quattro pilastri delle neuroscienze per l'apprendimento. Ovviamente va da sé che viene in modo naturale che le strumentazioni tecnologiche possano attivare delle didattiche partecipative attive e coinvolgenti, che lavorino sulla creazione di artefatti, prototipi, progetti concreti sui quali i ragazzi possano mettersi alla prova. È chiaro che la didattica attiva, possiamo chiamarla così per semplificare, è uno degli strumenti a nostra disposizione più potenti per raggruppare ragazzi, per dargli lo spazio alla loro creatività, mettere in campo ciò che sono senza avere troppe briglie chiuse nella didattica tradizionale. Quindi questo aspetto, secondo me, va pensato, e credo che sia anche l'acquisto stesso delle tecnologie, come stiamo vedendo qui, rappresenti sempre a monte di un pensiero didattico forte un'occasione enorme da questo punto di vista. Lo vediamo un po' ovunque sul territorio italiano. Bene, ritorniamo a Tosolini. Facciamo un sogno. Tosolini non ha lasciato la scuola il 1° settembre 2022, è ancora dirigente scolastico, deve convincere un centinaio di docenti nel coinvolgerli in questa avventura, presenta il problema nei consigli di classe, le cose non vanno molto bene, decide di fare un collegio dei docenti ad hoc. Cosa dice? Guarda, sogno ancora più in alto. Ok. Allora, innanzitutto, molte 3.196 scuole hanno ricevuto anche 500 milioni di euro, mezzo miliardo di lire, legato alla dispersione. Questo per la domanda che hai posto prima. È chiaro che la lotta alla dispersione e al superamento dei divari territoriali, così si chiama questa parte del PNRR, deve integrarsi direttamente con il tema di secondo livello del sogno. Una scuola, proprio quella scuola del sud che tu citavi, ma qualunque, deve anche chiedersi: io quello che compro riesco a farlo usare dal territorio? Io che sono, posso collocarmi come civic center, e quello che la tecnologia che io adopero può essere utile anche per favorire la formazione dei cittadini digitali? Digicomp 2.2, l'Unione Europea dice che c'è uno spazio europeo dell'educazione digitale che riguarda anche gli adulti. E chi lo fa se non le scuole? Non so se riesco a rendere l'idea. Questo è mettere a disposizione l'offerta formativa anche per gli adulti, non solo le scuole serali. No, nel senso che la scuola in Italia è un edificio pubblico che viene sottoutilizzato nei mesi estivi, nei pomeriggi, che è il luogo nel quale noi dobbiamo iniziare a pensare che sia un luogo che diventa il luogo della formazione alla cittadinanza, a prescindere dall'età. Questo genera quella comunità educante di cui tutti ci riempiamo le parole, la bocca, ma non sappiamo bene cosa voglia dire. Allora, il quesito che io porrei al collegio docenti è: ragazzi miei, guardandovi, gli insegnanti sono sostanzialmente, hanno l'età di 56 anni medi, sono sostanzialmente fuori dalla storia. Se uno pensa a tutto il
il grandissimo dibattito che c'è in questo periodo sull'intelligenza artificiale, su ChatGPT, buona parte degli insegnanti e anche delle istituzioni scolastiche sta ragionando di dire vietiamolo. È come se avessimo vietato la penna Bic quando l'hanno inventata, è come se avessimo vietato di stampare libri, perché i monaci poveretti cosa facevano? Ecco, allora bisogna fare un grandissimo rovesciamento di paradigma, è una scommessa, gli insegnanti sono stati capaci di portare la scuola fuori dalle secche del Covid. Parliamoci chiaro, siamo stati chiusi per dei mesi e abbiamo tenuto insieme l'Italia dal punto di vista della formazione, bisogna fare un salto successivo. Non tornare indietro. L'OCSE dice che dopo il Covid molte scuole hanno messo lo sguardo sullo specchietto retrovisore. Dobbiamo togliere questa cosa, iniziare a riguardare di nuovo davanti. Un'ultima battuta, Enrico Carosio, comitato scientifico Casco. Quanto è importante coinvolgere anche le famiglie degli studenti? È molto importante e mi sento di dire che spesso è stato non è stato fatto, perché manca anche a volte nel corpo docente una capacità comunicativa dovuta anche ai, come dire, alla definizione precisa delle funzioni dei tre attori in campo: docenti in senso di scuola, genitori come famiglia e alunni che devono fare in qualche modo il loro dovere, che è anche un diritto ovviamente. Quando si riesce in qualche scuola, io ho avuto personalmente nel passato l'opportunità di lavorare sulla definizione degli ambiti di intervento in qualche modo di questi tre attori, il circuito comunicativo di comprensione di quello che i figli stanno facendo, di quello che può fare la famiglia per sostenerli e anche ovviamente il docente all'interno di questo percorso che poi diventa della famiglia in generale, della famiglia e dei ragazzi, allora le cose migliorano enormemente, perché se no c'è ancora anche qui un tema culturale, la famiglia dentro oppure fuori, è un problema questo, invece la domanda è come possiamo essere protagonisti secondo ognuno la propria funzione all'interno di questo sistema. Questa cosa è stata fatta rarissimamente e questo crea però contrasti non indifferenti che ci allontanano oppure ci esageratamente ci avvicinano, con rischio di collusione a volte con le famiglie. Quindi si apre tutto un tema anche qui delle varie funzioni di questo sistema. Quindi io invito moltissimo anche le scuole a ripensarsi: cosa sono io, cosa faccio io per il ragazzo, cosa faccio per la famiglia, e ti formo anche come famiglia cosa sei tu nel percorso scolastico di tuo figlio. Un'ultimissima, proprio una battuta a entrambi: un docente di scuola primaria poco digitalizzato, poco pratico con diciamo le nuove tecnologie, che neanche dopo il Covid si è più di tanto adeguato a proposito di resilienza, e che è un po' spaventato, come riuscite a tirarlo dentro? Per tirare dentro le persone così lontane è importante fargli fare un'esperienza che non ha mai provato, in una logica però di accoglienza, di presa in carico, non una formazione intesa come il corso. Credo che la nostra forza anche durante la pandemia sia stata proprio questa: far percepire che per crescere occorre creare le condizioni, peraltro le neuroscienze ce lo dicono da tanto tempo, cioè la dimensione emotiva per l'apprendimento anche dell'adulto è centrale. Allora, non avere paura attraverso un'esperienza che ti accoglie, che non ti fa sentire inadeguato, che ti dà motivazione, ti fa scoprire cose nuove, belle. Senza rimarcare questa fatica. L'ultima battuta. Abbiamo tenuto dentro su incarico dell'ISI Pertini di Lucca la settimana scorsa un percorso, una scuola di alta formazione sul DigiCompEdu, finanziato dal Ministero, dove io assieme a Leonardo Barbarini di Casco abbiamo realizzato un laboratorio che si chiama Toy Design. Allora, con insegnanti di scuola primaria siamo partiti da legnetti, ma potevamo partire da cartoncini, che abbiamo disegnato, che abbiamo pitturato, significato secondo la logica dello storytelling, per costruire una storia. Questa storia materialissima
Io avevo in contemporanea le immagini di mio nipotino che ha 1 anno e mezzo che stava giocando con i blocchetti di legno, erano uguali, ma abbiamo fatto un percorso che ha comportato la digitalizzazione e l'animazione della storia, dello storytelling che era stato costruito con queste insegnanti che in 4 ore hanno imparato a fare questo piccolissimo percorso. Come ha detto giustamente Enrico Carosio, quello che noi suggeriamo è non un percorso di formazione solo teorico, ma un laboratorio esperienziale in cui anche gli insegnanti hanno bisogno di imparare facendo, altrimenti non sapranno assolutissimamente dove mettere le mani poi con i loro bambini e con i loro studenti. Bene, ringraziamo Luigi Tosolini, Enrico Carosio e ci prepariamo ad assistere alle interviste che abbiamo realizzato quest'oggi con 4 ricercatori in dire, Lorenzo Guasti, Elena Mosa, Silvia Panzavolta e Beatrice Miotti. Abbiamo coinvolto anche il fisico Vincenzo Schettini, divenuto in questi appuntamenti ormai appunto un personaggio fisso, e anche la dirigente Lucia Bacci. Prego la regia, possiamo andare con le interviste. Seconda giornata di Didacta 2023 Firenze, Fortezza d'Abbasso. Siamo qui con 2 ricercatrici in dire, Silvia Panzavolta e Elena Mosa, ricercatrici esperte di narrazione, storytelling. Si apprestano a realizzare un seminario, uno dei tantissimi seminari che sono previsti nella giornata odierna, e io credo che sia opportuno approfondire questo argomento perché ha degli sviluppi molto interessanti nella scuola. Allora, Silvia Panzavolta, voi state realizzando appunto questo appuntamento formativo sul riscrivere il curriculum oltre le discipline grazie allo storytelling. Cosa significa in realtà oltre le discipline? Perché da docente, da giornalista, immagino che si tratti di una realizzazione interdisciplinare. Grazie della domanda, assolutamente. Questo è il focus principale, l'obiettivo principale. Il male della scuola, diceva il filosofo Edgar Morin, è quello di presentare la conoscenza come eccessivamente frammentata, come dei silos separati che non si parlano. Quindi la frammentazione disciplinare è proprio il male per la comprensione profonda. Quindi questa idea, il seminario si ricollega all'idea di Avanguardie Educative, che è un movimento per l'innovazione italiana, nella scuola italiana, vuole provare appunto a ribaltare l'ottica, a riscrivere appunto il curriculum. E come si fa a riscrivere il curriculum andando oltre le discipline? Beh, non si parte dalle discipline, si mettono le discipline al servizio di un artefatto, di un compito autentico, in questo caso di una storia, di un romanzo o di altro. Ci sono altre scuole che lavorano in questo senso e che vedono come prodotto autentico ad esempio la realizzazione di un festival della scienza, oppure la realizzazione di una mostra, oppure la
costituzione di un curriculum personale dello studente. Quindi andare oltre i 10.000 significa proprio superare la frammentazione, e questo comporta un grossissimo lavoro di progettazione tra i docenti, di coprogettazione, che ovviamente non si improvvisa, deve essere fatto all'inizio. Certo, e prevede anche una formazione adeguata. Elena Mosa, vogliamo fare un esempio pratico, proprio entrare nel dettaglio dello storytelling oltre le discipline? Volentieri. Dentro oltre le discipline abbiamo diverse scuole che noi chiamiamo capofila. Una di queste in particolare applica la logica dello storytelling alla revisione, alla riscrittura, diciamo, del curriculum, e ha progettato un'iniziativa che realizza ormai da 10 anni, che si chiama La Storia di Sara e Marco. In cosa consiste? Come diceva la mia collega, sono le discipline che sono al servizio dell'imparare, dell'apprendere, di una didattica attiva e per compiti di realtà, per cui tutto il curriculum viene riscritto sulla falsariga di questa storia, per cui Sara e Marco nelle classi terze di questo istituto tecnico-economico che è il De Fazio di Lamezia Terme, tutte le classi terze scriveranno tante storie di Sara e Marco, dove questi due personaggi saranno realmente messi in scena, c'è anche un po' di role play, dagli studenti. Dallo studente. Un'ultimissima domanda, in 30 secondi, quanto lo studente viene coinvolto e quanto collabora e interagisce con i compagni? È assolutamente protagonista, proprio perché svolge in prima persona questa storia. Un esempio, a un certo punto Sara e Marco, che sono amici, decidono di sposarsi, e allora a quel punto vanno ad interpellare magari il parroco per capire che cosa significa fare un matrimonio religioso, oppure vanno a parlare con l'insegnante di diritto per capire che diritti hanno, se restano come coppia di fatto oppure se fanno un matrimonio civile. A un certo punto Marco, perché è un istituto tecnico-economico, apre una propria azienda, quindi partita doppia. Sara, che è un'operatrice del settore del turismo, invece diventa esperta nelle lingue, porta i turisti a scoprire le bellezze dei dintorni di Lamezia Terme, per cui capisce la centralità dello studente, che non solo è protagonista del proprio percorso, ma anche protagonista della storia, perché la storia ha dei paletti fissi che vengono dati naturalmente dai docenti, nell'ambito del quale gli studenti possono riscrivere, e lo fanno letteralmente, perché vengono fuori dei libri, degli ebook, dei testi digitali, alle volte dei video, che si sviluppano nell'arco di tutto l'anno scolastico e raccontano la storia di Sara e Marco. Bene, grazie al contributo delle ricercatrici Indire a Didacta 2023. Bene, abbiamo in collegamento Licia Cianfriglia, NP nazionale. Cianfriglia, perché siete coinvolti come sindacato in questo progetto di storytelling? Beh, ANP è l'Associazione Nazionale dei Dirigenti Scolastici, come ben sa, e ritiene da molto tempo, non da ora, che nella scuola sia necessario un cambio di passo riguardo la didattica che si realizza ogni giorno nelle classi delle scuole di ogni ordine e grado. Quello di cui noi siamo convinti è che l'approccio tradizionale, fortemente trasmissivo, non sia efficace, soprattutto non sia in grado di motivare tutti i ragazzi, e che sia necessario superare la separazione tra le diverse discipline per condurre invece un approccio integrato che parta da problemi e quindi consente al ragazzo di appropriarsi del sapere in una maniera del tutto diversa, anche attraverso metodologie didattiche attive. Questa linea di innovazione, di avanguardie educative oltre le discipline, sposa perfettamente questa nostra convinzione, ed è per questo motivo che qualche anno fa, già prima della pandemia, i vertici delle due organizzazioni, ANP e Indire, hanno deciso di creare una collaborazione, e il ruolo di Indire di ANP è stato quello di individuare una rete di scuole particolarmente innovative che fossero disponibili a individuare classi su cui sperimentare questo modo di fare, perché ci vuole, come si è capito dalla descrizione che hanno fatto le ricercatrici, un convincimento profondo di tutto il consiglio di classe per attivare una modalità che è così rivoluzionaria, direi, non semplice almeno per i docenti all'inizio, e quindi abbiamo individuato questa rete, l'abbiamo poi supportata attraverso degli incontri che all'inizio sono stati degli incontri in presenza di formazione dei formatori e di accompagnamento della sperimentazione. Successivamente, purtroppo, a causa degli eventi della pandemia, sono stati degli incontri online. Dobbiamo dire che al di là delle nostre aspettative i lavori sono andati avanti, ed è questo il motivo per il quale a Didacta presentiamo gli esiti di questa sperimentazione,
che è stata seguita costantemente dai ricercatori e dalle ricercatrici INDIRE per fare proprio una ricerca su questa sperimentazione che possa quindi portare a valore i risultati e noi possa essere quindi un inizio di una nuova modalità, non l'unica sicuramente, ma una delle tante efficaci da proporre al sistema scolastico per fare un cambiamento migliorativo. Allora, noi abbiamo adoperato dei criteri inizialmente, cioè di individuare scuole su tutto il territorio nazionale e che fossero anche di diverso ordine e grado. Siamo partiti naturalmente dalla conoscenza diretta di alcuni colleghi che sapevamo molto impegnati e anche molto coesi con il loro collegio. Tuttavia, non è stato semplice per tutti allo stesso modo abbracciare questa opportunità, perché, come dicevo, richiede un coinvolgimento di un intero gruppo classe. In qualche caso poi c'è stato anche qualche classe in più, si è coinvolta una classe di controllo, come si fa sempre nelle sperimentazioni. Quindi non sempre è stato così facile coinvolgere i consigli di classe e spiegare anche il senso vero di questa modalità didattica, perché ovviamente è necessario davvero abbandonare la prospettiva tradizionale dei programmi e delle discipline, che sia pure non esistendo ancora per legge, in realtà sono ancora la guida per l'attività di molti consigli di classe. E quindi non voglio dire che è stato tutto semplice, anzi, ma è anche istruttivo affrontare le criticità e poi risolverle, fa parte proprio dei risultati che porteremo anche a Didacta. Da parte nostra ci sarebbe l'intenzione, ovviamente lo dobbiamo ridiscutere col partner, con INDIRE, che deve riservare delle risorse umane, professionali, qualificate, così come ha fatto finora, per seguire l'iniziativa, e sicuramente le scuole sarebbero favorevoli. Grazie Cianfriglia per il vostro contributo. Siamo con Vincenzo Schettini, Didacta 2023. Abbiamo intercettato Vincenzo. Buongiorno Vincenzo. Buongiorno a voi, buongiorno. È il Festival Fiera della Scuola, una fiera incentrata sulle nuove tecnologie, ma soprattutto sull'importanza dell'insegnamento innovativo. Chi meglio di Vincenzo, conosciutissimo, grandissimo divulgatore della fisica, può dare indicazioni ai colleghi, agli insegnanti. Vincenzo, come si può divulgare una disciplina attraverso le nuove tecnologie? Allora, intanto partiamo dal presupposto che, conoscendo io la realtà scolastica, posso confermare che negli ultimi anni tanti insegnanti stanno cominciando proprio ad aprirsi a cambiare direzione, raccontare la propria materia in un'altra maniera, e molti lo facevano già, diciamolo, molti lo facevano già e continuano a farlo, semplicemente non sono in, mettiamolo fra virgolette, evidenza un po', come il caso mio. Come si può divulgare la propria materia? Raccontandola, cioè è importante comprendere che oggi l'attenzione degli studenti è cambiata, il loro livello di concentrazione, ahimè, questo è un ahimè che devo usare, si è abbassato, quindi bisogna innanzitutto catturare la loro attenzione, catturare la loro curiosità, la loro fiducia. Come si fa questo? Partendo dal racconto e non iniziando con quella che può essere la lezione frontale. Che vuol dire raccontare un pezzo di materia? Facciamo un esempio, semplificare, anche quasi banalizzare? No, quello sicuramente no. Perché tra l'altro c'è una differenza tra semplificazione e banalizzazione. Io semplifico le lezioni di fisica andando al sodo, chi invece banalizza fa un'operazione diversa che io non faccio. Quello che è l'esempio che si potrebbe mettere, prendiamo un'altra materia, prendiamo storia ad esempio, io non insegno storia, ma io immagino un insegnante che si approccia a raccontare la guerra, in generale la guerra, che comincia ad esempio con un racconto di attualità, che comincia ad esempio con un racconto che coinvolge il proprio nonno, perché noi abbiamo avuto i nonni che hanno vissuto la guerra. Allora perché non partire per esempio da quello che è il vissuto dell'insegnante, dicendo mio nonno ha vissuto la guerra, mio nonno è andato a fronte, ma lo sapete che in quell'anno mio nonno ha fatto questo e questo, ha rischiato di morire. Da un esempio reale? Sì, partire anche da un esempio che va alla pancia delle persone, che fa comprendere che quel professore non sta parlando di guerra perché lo deve fare, sta facendo la seconda guerra mondiale, sta parlando di qualcosa che riguarda anche se stessa, se stesso. E questo secondo me è un approccio
empatico, emotivo, che parte da un livello che tocca le corde. E poi lo step successivo, io parto dall'esperienza personale, familiare, nonno, poi? Poi vado alla mia lezione e cerco di capire, li ho conquistati? Ho la loro attenzione, sono curiosi, stanno interagendo, mi chiedono delle cose, perché durante una lezione, io non lo so, ma io sono sempre, continuamente, lo dico sempre, interrotto dagli studenti. E io la trovo questa cosa. Partecipano attivamente. Eh sì, perché vogliono dirla loro. Se uno studente vuole dire il proprio pensiero, intuisce qualcosa, la propria opinione, vuole intervenire, è fatto. Spazio aperto. È fatto. Ecco, quello è il momento che si è raggiunto l'obiettivo. È probabile che lo all'interno si sia della classe, quindi questo è il metodo. Al di fuori, nell'ambito dei social, nell'ambito dell'interazione online, come può anche portare e dare un apporto al di fuori appunto della propria classe? Ecco, lì dipende molto dallo stile del docente. C'è gente che in maniera curiosa sta tentando di approcciarsi all'online, al social, quindi perché no? Creare una propria pagina da qualche parte, scegliete, consiglio mio personale, scegliete un social, puntate su quello, non andate in confusione. Che tipo di stile volete dare alla vostra lezione sui social? Volete guardare la telecamera raccontando la vostra materia, come faccio io? Benissimo. Volete girare la telecamera su un foglio, su una mappa concettuale e far sentire la vostra voce? Perfetto. Anche entrambe le cose. Anche entrambe le cose. Molto spesso dipende questo dalla carattere della persona, no? Perché ognuno di noi, oltre che docenti, siamo delle persone, abbiamo delle inibizioni e siamo disinibiti da altri punti di vista, quindi provarsi. Bene, e a livello multimediale, quindi i contributi possono essere vari, audio, suono, di tutto, di più? Come dicevo prima, dipende molto da quello che si sceglie. Mi è fatto venire in mente una cosa, i podcast, la materia raccontata anche solo attraverso l'audio. Perché no? Adesso stiamo scoprendo l'esistenza dei podcast che negli Stati Uniti esistono da 20 anni. Perché no? Quindi dipende molto dal livello di confidenza che ha la professoressa, il professore con quel determinato oggetto. Schettini, di fronte a chi ci rivolgiamo, cioè a chi dobbiamo pensare di trasmettere il nostro messaggio? Non so, un ragazzo, un adulto, un anziano, oppure indistintamente tutti. Non so, ecco, perché è importante sapere utilizzare un linguaggio molto molto basico, diciamo, oppure il linguaggio un po' più evoluto, un po' più tecnico. Partendo dal presupposto che ogni professore è efficace nel momento in cui riesce a catturare l'attenzione degli studenti, la mia non è l'unica ricetta, chissà quante ce ne sono. Può funzionare il professore rigoroso al giorno d'oggi? Sì, perché no, dipende da lui. Direi questo tipo di consigli e osservazioni sono per tutti. Perché ci può essere il docente 25enne che si affaccia a scuola e la pensa come nel 76 e ci può essere il docente prossimo alla pensione che è curioso, cioè a boh, se mette col telefono, si prova, quindi perché no? È un consiglio assolutamente trasversale. Bene, ringraziamo Vincenzo Schettini con questo messaggio. Non vi sono ricette, diciamo, universali, ma sicuramente ognuno, ogni docente deve esprimere se stesso cercando di fare divulgazione della propria disciplina. Bene, ringraziamo Schettini e... Grazie a voi e un bacio a tutti i Lovini di Tecnica della Scuola. Grazie. Abbiamo Lorenzo Guasti, ricercatore in Dire. Si è da poco concluso un workshop incentrato sempre comunque su Didacta 2023, innovazioni tecnologiche, in particolare si è parlato di blockchain. Guasti, buongiorno innanzitutto. Perché è importante questo utilizzo condiviso e sicuro delle informazioni attraverso il blockchain? La blockchain è una tecnologia che si sta diffondendo a livello mondiale anche in ambiti che non sono così famosi come la finanza, soprattutto per l'archiviazione dei documenti in modo sicuro e condiviso e decentralizzato. E quindi secondo noi è interessante che i ragazzi inizino a capire di cosa si tratta. Lei ha parlato di catena di dati immutabile, un registro immutabile.
e di informazioni particolarmente non hackerabili, ha detto. È questo il gioco che facciamo con i ragazzi nel workshop, li dimostriamo facendoli giocare che i dati immagazzinati in una blockchain sono praticamente non hackerabili e quindi è una tecnologia che d'ora in poi sarà sempre più diffusa in tanti ambiti, non solo quello appunto finanziario. Anche nella scuola? Anche nella scuola, un esempio su tutti, l'UNICEF per esempio su tutti i finanziamenti che riceve li registra su blockchain in modo che siano trasparenti e tracciabili. Un altro esempio, chi non ha un parente, un figlio o un nipote che gioca a Fortnite? Dentro Fortnite c'è una moneta digitale, che ancora non è una criptomoneta su blockchain, ma comunque ci stanno studiando. I nativi digitali masticano questi concetti e quindi è bene che a scuola capiscano i principi base su cui sono fondati. Però ha anche specificato che il blockchain non è necessariamente collegabile a un valore, a un aspetto finanziario. Assolutamente no, la scuola serve proprio a questo. Ovviamente non dobbiamo insegnare speculazione finanziaria a scuola, ma l'utilizzo delle tecnologie in maniera ottimizzata che tutto funzioni meglio. E la blockchain sull'archiviazione dei documenti funziona molto bene. Tra l'altro, giocando con il gioco da tavolo abbiamo fatto, i ragazzi fanno dei calcoli, quindi ci sono anche delle discipline trasversali che calcolano, lavorano in gruppo, creano dei ruoli e in qualche modo esprimono anche la loro opinione. Il ruolo del docente è particolarmente complesso, c'è bisogno di una formazione, immagino. Beh, diciamo il nostro gioco si accompagna con delle istruzioni che tra l'altro sono interattive online. Il docente avrà un ruolo molto attivo in questo gioco perché il docente fa l'hacker, quindi è la classe contro il docente e normalmente il docente perde, quindi è divertente che questi ragazzi vincano la sfida e salvino la blockchain da un hackeraggio. Bene, un'ultima domanda. Voi come istituzione di ricerca all'Indire so che avete portato avanti dei progetti sulle serre idroponiche. Ce le può un po' illustrare e spiegare punto di vista didattico? Certo, la serra idroponica è un piccolo sistema dove una pianta cresce fuori dall'acqua e è ottimo per studiare il ciclo di vita della pianta e noi chiediamo ai ragazzi di osservare, misurare e modellizzare. Pensiamo che creare e capire i modelli che stanno dietro ai fenomeni fisici sia un modo per comprenderli in modo approfondito. È una modalità già adottata in diverse scuole? Sì, la serra idroponica la stiamo già applicando da 3 o 4 anni e sono più di 20 adesso le scuole e sono in aumento le scuole che adottano queste tecnologie. Scuole di che ciclo? Noi pensiamo sempre a iniziare da infanzia e primaria e poi scaliamo verso l'alto rendendo il progetto più complesso. Più complesso, vale anche per il blockchain. Assolutamente. Vale. Bene, ringraziamo Lorenzo Guasti. Abbiamo Biotti, ricercatrice Indire, esperta di coding con pensiero computazionale e soprattutto robotica educativa. Buongiorno Biotti, avete realizzato una serie di workshop, siamo sempre a Didatta 2023, oggi c'è tantissima gente, questi robot, l'abbiamo visto anche negli stand, sono molto diciamo vissuti dagli insegnanti con interesse e con curiosità. Allora, vogliamo fare un po' il punto sullo stato dell'arte della robotica educativa? Ok. Allora, la robotica educativa negli ultimi anni è diventata sempre più preponderante all'interno delle scuole, sia nella sua veste più tecnologica, quindi utilizzando appunto prodotti tecnologici che qui in fiera abbondano, ce ne sono di tanti tipi, dai più complessi ai più semplici, proprio per i bambini anche della scuola dell'infanzia, sia nella sua versione unplugged, dove invece è il corpo che viene utilizzato come strumento per attivare quei concetti che vengono descritti anche nelle indicazioni nazionali relativi ai campi di esperienza, ad esempio degli studenti della scuola dell'infanzia. Attualmente, appunto, come dicevo, è sempre maggiore l'utilizzo da parte dei docenti di questi strumenti, proprio perché hanno potuto appurare con mano, essendo anche alcuni di questi sempre più economici.
Parliamo di cifre non altissime. No, no. Anche accessibili attraverso i fondi del PNRR, esatto, è vero? Assolutamente, sì, sì, sì. E a tutti i livelli scolastici, dall'infanzia alle superiori? O particolarmente adatti per alcune età di apprendimento? Io credo, immagino la primaria possa avere. Esatto, sicuramente maggiore... la primaria e la scuola secondaria di primo grado sono quelle che usufruiscono maggiormente di queste tecnologie, perché sono stati realizzati proprio dei kit apposta e più semplici proprio per loro, mentre a livelli più alti, quindi nella scuola secondaria del secondo grado, ci sono tantissimi strumenti più, come dire, più complessi, che richiedono un'esperienza maggiore, quindi anche conoscenze relative magari all'elettronica, all'elettrotecnica. Facciamo un esempio pratico: una scuola vuole acquistare un robot educativo per fare cosa? Bella domanda. Allora, nella scuola generalmente si cerca, e questo diciamo si auspica che sia così, di utilizzare questi strumenti per svolgere una didattica attiva, ovviamente, in cui gli studenti sono quelli che manipolano gli oggetti, sono quelli che si approcciano proprio su tutti i fronti, a 360 gradi, su questi strumenti. E questo ci porta ad una cosa molto bella, che è quella dell'interdisciplinarietà. Quindi uno studente che deve, uno studente, una studentessa ovviamente, che deve approcciarsi a un problema reale, perché poi si parla di didattica attiva e di problemi, di didattica per problemi, quindi problemi reali, devono studiare e quindi fare attività di problem solving che coinvolge tantissime discipline. Pensiamo ad esempio anche soltanto a replicare un robottino che si muove su Marte. Allora entra di mezzo le scienze, perché bisogna studiare il terreno, qual è il terreno che fa meno attrito, quello che fa più attrito, quindi che tipo di ruota utilizzare. Entra anche la matematica per capire il rapporto fra la ruota e la distanza da percorrere. Quindi sono tantissimi gli aspetti, non solo però in ambito STEM, ma anche in ambito STEM che possono essere utilizzati, quindi andando anche verso l'arte. Allora, ha pronunciato una parola chiave, STEM. Si è parlato, ecco, un paio di giorni fa è stata la festa della donna, ancora ci sono percentuali bassissime di utilizzo e di approfondimento, specializzazione tra le donne riguardo appunto le discipline STEM. Questi strumenti possono aiutare ad avvicinare? Allora, noi negli scorsi anni ci siamo, come dire, insomma, con il nostro gruppo di ricerca ci siamo proprio concentrati anche su questo, come avvicinare le ragazze all'utilizzo di questi strumenti e come questi strumenti possano dare loro più sicurezza e farle capire che non è essere maschi è una prerogativa per poter utilizzare questi strumenti, ma anzi le ragazze sono anche più brave, possono essere anche più brave. Bene, un'altra ultimissima parola chiave è coding. Cosa ci dice rispetto al coding? Se ne parla tantissimo nel corso, insomma, girando per gli stand, nel corso degli workshop. Diciamo che il coding è strettamente correlato poi al discorso della robotica educativa. Il coding è semplicemente un modo per realizzare poi la robotica educativa, perché questi strumenti tecnologici devono essere programmati. Ma con il coding non si intende soltanto la mera programmazione, ma il coding ha una base, come dire, teorica molto importante, che è quella del pensiero computazionale, ossia della capacità da parte degli studenti di risolvere problemi per passi. Quindi, come anche dicono le indicazioni nazionali e nuovi scenari del 2018, è importante sviluppare il pensiero computazionale fin dall'infanzia e facendo lavorare gli studenti ad affinare proprio queste soft skills, queste competenze e capacità. Bene, noi ringraziamo Beatrice Miotti. Grazie, ricercatrice in dire. Abbiamo Lucia Bacci, dirigente scolastico dei licei San Giovanni da San Giovanni nella provincia di Arezzo. Buongiorno. Buongiorno. Dottoressa Bacci. Dottoressa, voi siete presenti a Didacta 2023 dopo aver svolto un seminario su un tema molto sentito, che è quello del metaverso, realtà aumentata, realtà virtuale, fatto a fine febbraio e riproposto in questa kermesse, in questo festival, fiera di Didacta. Ecco, ci può riassumere il senso di quel seminario, soprattutto in chiave di scuole in rete, perché è un
concetto su cui voi contate molto, prego. Sì, abbiamo organizzato questo convegno seminario studi con una rete di scuole, si chiama Valutazione in Progress, di cui fanno parte scuole del Lazio, della Toscana e dell'Emilia Romagna. In questo convegno abbiamo affrontato le nuove opportunità, le sfide, ma anche i rischi di una didattica legata a tecnologie emergenti come ad esempio il metaverso. Allora, mi diceva prima che il rischio che le scuole possano un po' chiudersi, diventare un po' autoreferenziali nell'utilizzo del metaverso e delle nuove tecnologie. Ci spiega un po' questo concetto? Allora, oggi per affrontare le sfide di scuola 4.0, ma anche le sfide dei piani del PNRR, le scuole che sanno fare rete, che sanno fare squadra, avranno più possibilità, perché si tratta di costruire insieme delle buone pratiche. Ad esempio, la rete Valutazione in Progress, con la collaborazione della Fondazione Golinelli, che è di grande qualità nell'ambito della realtà aumentata, virtuale, metaverso, realtà mista, pensiamo di costruire insieme ai nostri docenti una formazione tale da essere in grado anche poi, come singola scuola e insieme in rete, di costruire classi gemelle in metaverso, dove i nostri studenti e i nostri docenti possano scambiare le esperienze didattiche. Un altro elemento emerso durante i vostri seminari è il coinvolgimento particolarmente spiccato da parte dell'utenza, degli studenti, a fronte di esperienze come il metaverso. Questo potrebbe anche combattere l'insuccesso scolastico, la dispersione? Allora, noi speriamo che appunto le tecnologie offrano proprio questa possibilità, rinnovare la didattica proprio per favorire un apprendimento che sia più attraente perché più immersivo, e in questo modo poter combattere la dispersione scolastica e l'abbandono, oltre ad aumentare le competenze digitali e dunque rinnovare la dialettica apprendimento-insegnamento. Tutto questo, l'ultima domanda che le faccio, è già reale? Cioè, già oggi le scuole, attraverso gli stessi fondi del PNRR, possono avvicinarsi a queste applicazioni, a queste tecnologie? Sicuramente, per quanto riguarda le scuole che fanno parte della rete Valutazione in Progress, la strada è già avviata. Abbiamo già iniziato la formazione dei docenti con la Fondazione Golinelli e abbiamo già ricevuto più di 500 adesioni dei docenti. Quindi noi ci siamo già messi in cammino. Bene, ringraziamo Lucia Bacci che ci ha dato questa indicazione di esigenza di formazione e di probabile poi successo scolastico in chiave proprio didattica. Grazie. Grazie. Bene, rientriamo in studio per per i saluti finali. Abbiamo visto diversi interventi di quelli che abbiamo in qualche modo definito gli esperti del cambiamento. Ci è stato anche illustrato in più occasioni un po' come comportarsi da insegnante di fronte a questa vera e propria ondata di nuove tecnologie. Voglio solo fare un piccolo breve commento sulle considerazioni, sui consigli fatti da Vincenzo Schettini, il quale si è in qualche modo anche messo nei panni dei tanti colleghi che lo seguono e appunto in più occasioni ha detto che divulgare non è mai banalizzare, ma comunque rendere un messaggio più semplificato, più appunto divulgativo
quello lo sforzo sempre finalizzato al coinvolgimento dei discenti, degli allievi. Io mi fermerei qui, ringrazio per averci seguito e vi preannuncio che domani anche nella giornata di chiusura ci sarà il contributo della tecnica della scuola attraverso i nostri canali social e attraverso il nostro portale di riferimento. Grazie a tutti.